Matteo Zamagni, allora questa vittoria ci voleva in rimonta 3-2, complimenti per la prestazione, cosa è scattato in voi contro una squadra forte come Cuneo? Ah, sicuramente ci voleva innanzitutto in casa, perché era da tanto che non riuscivamo a vincere qua al Palaestra, insomma, che in teoria, cioè la nostra casa, no, in teoria è la nostra casa, quindi dovremmo essere un pochino più avvantaggiati. Poi sicuramente, insomma, è scattato anche un po' di orgoglio, perché sì, Cuneo è una squadra sicuramente di alto livello, però io non la vedo così, un livello così distante dal nostro. Quindi, insomma, è scattato sì, l'orgoglio, la voglia di giocare, di dimostrare che non eravamo quelli dei primi due set. Molto importante anche un tuo muro nel finale. Sì, dai. Dare un contributo importante alla squadra è sempre l'obiettivo, penso, di ogni giocatore. Poi, soprattutto in questo momento, un po' di difficoltà, riuscire anche con un punto, con un muro, con un tocco a muro, con una difesa, a portare punti alla squadra è fondamentale. La squadra adesso è al completo dopo i tanti problemi fisici che ci sono stati in questa stagione. Allenamenti quotidiani, insomma, si vede sicuramente un miglioramento nel gioco e anche dal punto di vista fisico. Sì, assolutamente si vede. Adesso va bene, abbiamo un'altra settimana con due partite ravvicinate, quindi, poi saranno due trasferte, quindi comunque ci sarà poco tempo per lavorare, avremo bisogno di gestire meglio i tempi, però sicuramente si vedono i passi in avanti, quindi dobbiamo continuare così a lavorare e a far vedere i risultati soprattutto. Ecco, dal punto di vista morale, quanto conta per te, per il gruppo, una vittoria come questa, bella, in rimonta e contro una squadra che insomma, occupava la terza posizione in classifica? No, conta tanto, però cioè, già doveva contare aver fatto una bella vittoria contro Cantù domenica scorsa. Poi invece abbiamo fatto due passi indietro martedì qui in casa, quindi è un momento dove insomma, non abbiamo tanta continuità, però ogni partita vinta può essere quella buona per partire, per prendere lo slancio per partire, dai.